Allora, buonasera e benvenuti. Stiamo continuando la clemente di questo itinerario culturale delle rappresentazioni teatrali, tanto delle compagnie di alto valore, di quanto siamo già accorti da prima la dimensione, cominciando con, vi ricordate, il martirio, se vogliamo chiamarlo così, di Contempigliana. Poi le esperanti domenica scorsa con quella commedia che ci ha fatto riflettere veramente tanto, finché siamo arrivati a stasera e ci addentreremo un po' in quello che è l'ambiente napoletano. E a me fa immensamente piacere soprattutto vedere questa commedia di Edoardo De Filippo, perché l'ha scritta nell'anno in cui sono nato io, nel 1947. Quindi mi ritrovo un po' confermata la commedia e sono andato pure io. Ora, stasera penso che ci divertiremo parecchio con questa compagnia che viene messa in atto dalla compagnia instabile della Bellizzi. Ha un tema oppure un titolo, diciamo che la dice lunga, perché generalmente se chiedo a qualche bambino qui in mezzo, no? Le bugie hanno le gambe? No, qui invece sono lunghe. Quindi stiamo un po' a vedere che cosa si intende per appunto gambe lunghe. Come dicevo, la commedia è stata scritta da Edoardo De Filippo, ci rappresenta appunto questa compagnia di Stato di Giulietta Bellizzi. Abbiamo qui il presidente dell'associazione, che è il ragioniere Antonio Sannino, però voglio invitare la figlia, che è il presidente Maria Sannino, che ci viene a dare intanto un saluto a tutti quanti, benvenuto anche da parte sua. Ecco, arriva, come sta? Sento una voce da qualche là, ma non vedo lei. Non riesce. Eccomi qua. Buonasera Maria. Io ho presentato già la compagnia e ho detto già qualche sciocchezza, però la piccola verità. Ah, la verità. La verità su questa compagnia è che siamo in piedi da 20 anni. La regia di Antonio Sannino, del papà, che stasera più che in piedi. Però diciamo ci sta nella parte, quindi non l'abbiamo sostituito. Abbiamo scelto questa commedia. In realtà il curriculum è pieno il nostro di commedie di Edoardo. Papà ha lavorato con Edoardo, faceva il tecnico delle luci. E quindi dalla regia luci intendo, ha un pochino visto da ragazzo come lavorava il maestro. E si è appassionato al teatro, e la nostra famiglia insomma è nata un pochino così. Mamma e papà si sono incontrati facendo teatro, io sono nata che faccio teatro, eccetera, eccetera, eccetera. E la compagnia quindi ha fatto sempre un sacco di commedie di Edoardo, però questa in particolare l'abbiamo scelta perché non c'erano tracce video di Edoardo. Edoardo non l'ha mai registrata come le altre commedie, per cui la regia che vedete è una regia vera, cioè non è una regia copiata, è proprio, in realtà abbiamo preso il copione, l'abbiamo letto e l'abbiamo messo in scena. Io l'avevo vista a Roma fatta da Luca De Filippo, mi piacque particolarmente, la proposi a papà, dico papà perché non la facciamo, è molto carina, ha degli spunti comici notevoli, però come sempre per le commedie di Edoardo ci sono anche molti momenti di riflessione. E così è nata questa idea, abbiamo messo in scena, abbiamo avuto grande soddisfazione, speriamo che stasera vi piaccia e di fare il nostro meglio come sempre. Grazie per averci invitato. Noi abbiamo anche degli obblighi ovviamente, perché se noi facciamo questo teatro però dobbiamo anche ringraziare chi ci dà la possibilità di farlo, anche con dei regali o degli sponsor. A proposito, ho detto sponsor, mi vuoi ringraziare tu? Sì. Allora, per primo ringrazio voi che siete anche voi degli sponsor, ma ci siete vicini con affetto e con attenzione, vedo che siete sempre più numerosi e questo ci fa tanto piacere, perché per organizzare una manifestazione del genere ci vuole tanto lavoro e sembra che quest'anno veramente questo lavoro ha un obiettivo bellissimo, è piacevolissimo, anche perché c'è stato tanto riscontro positivo pure con i critici, con la critica,
E questo è dovuto anche un po' a voi che venite ad assistere e che divulgate poi quello che avete visto in queste sere. Gli sponsor che ci appoggiano però dal punto di vista diciamo economico, e c'è bisogno tanto di questo, sono Curcio Autotrasporti, Curcio Autolinee, la Banca Montepruno di Roscigno, il Serge SL d'Andrea, Triscuolo Group, Unipol SAI, Ingro Market di Samuele Iaia, Gioielleria Giliberti, Autoscuola Vicella, LMD Discount. Noi vi ringraziamo ancora e grazie anche a voi e lasciamo il palcoscenico a questa bellissima compagnia. Buonasera. Quindi lascio quindi a voi la compagnia instabile di Rizzi che ci presentano appunto le bugie con le gambe lunghe. Celeste come il mio, in una buona
quando viene questo? Un aiutetto, vabbè, un aiutetto. Io la salta faccio. Non si permette mai. Con una tanta vestita, non ha mai visto tutta una vestita fatta altro. E vorrà dire che fa fare e poi il reale, che tanto già dice. Un gesto, non si fa fare vestito un po' reale, cose basse. Carla, tu sei bella e cara, ma di un solo difetto. Tanto sei contenta quando puoi parlare degli altri. Tanto io quanto mio fratello libero di quello che succede nel palazzo non ne vogliamo sapere niente. È perciò che andiamo d'accordo con tutti quanti. Buongiorno, buonasera e passa. Ma non mi piace parlare. Quello si capa, se no non parlo più. E fai più. Qui domani non serve niente? Non signore, del resto se serve qualcosa, quando scende libero te lo dice lui. Quello esce presto la mattina. Anzi, mi fa meraviglia che non si è ritirata ancora. E muovono i tempi. Chi sei esso? No, butti nella chiave. Ah, signorina Graziella, prego, accomodatevi, prego. Prego, prego. Ah, scusate, stavate a tavola. Ma no, 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 voi tra le altre cose non disturbate mai, e poi stavo solo apparecchiando. Il vestito è quasi pronto, lo devo soltanto stirare. E se lo vogliamo provare un'altra volta? No, non c'è bisogno. Volevo soltanto ricordarti che per domani mattina vorrei avere. Ma certo, per le 10 ve lo faccio recapitare, lo devo solo stirare. Molto carino, grazie. Felicità così e poi alla fine vedo il tuo. Non esatto, qualche volta l'indosso. Perché mi piace più di averli che di indossarli. Buonasera. Oh, buonasera, libero. Buonasera, signor. Signorina Graziella. Buonasera, libero. Un altro vestito. Molto bello. Mi dispiace? No, mi fa piacere per voi. Ho preso il vino. Ti richiedo vino. Un quarto. La giornata mi ha portato 300 lire e il vino 5 lire. E acqua questa? Sì, sì, è gelato, ma vado a occupare. Cara signorina Graziella, voi dovete sapere che io sono un infelice. Io capisco troppo. Capisco oltre la capiteria. Guardo le persone e capisco quello che pensano. Ad esempio, oggi, quando sono andato a Milano a comprare un quarto di vino da 70, cioè 17,50 euro, il binario ha guardato la moglie e io ho capito. Prima di tutto voleva dire che un quarto di vino ci aveva messo perlomeno tre quarti di quarto d'acqua. Io ho pagato e ho sorriso così. Ma dato che lui manca la mia perspicacia, non ha capito che il mio sorriso vuole prendere. Gli avrei mille le cacciamenti. Cara Costanza, facciamo che il binario sia di scivolo perché mi sono messo e che in quel quarto di vino mi abbia messo non tre quarti di quarto d'acqua, ma tre quarti di vino. Guarda, c'è più disonesto, ma io più fesso ho comprato dal più disonesto dei binari un litro di vino. Vale la pena di essere così disonesto, di essere fatto fesso da un fesso? Stato battendo, ma vi sono ubriacato. Non c'è pericolo, mia sorella mi controlla. Signore, mio fratello mi ha già fatto fuori. Non mi fa perdere timbra. Un po' buono. Un po' buono. E chi si sono recente, guarda. Si prende un po' l'occasione. Guarda, guardate quanti esperimenti per fare denaro. Non una cosa reale, guarda. Ma tieni. A stiva di. Fra 200-300 anni te diventi e diventi. Voi pazziate, vostra maronna! Ma non so dire a mio fratello la sua vostra pensiera! Che la vuoi dire? Io me ne sento, buona serata! Buonasera, Carmen. Buonasera. Oggi l'agenzia si è detto un francobollo, che si è rovinato la mia posizione. L'ho consigliato un cliente e ho guadagnato 300 lire. Ho comprato il vino, l'ho preso anche il formaggio. 50 grammi. E tu cosa che hai preparato per oggi? Cosa che preparate? Cosa stanno tutti fai voi? Ma secondo te la signorina Graziella non sa che stanno guaiate e Dio sapeva come campare. Secondo te, se non mi dici che cosa hai preparato per cena stasera, la signorina Graziella se ne torna a casa, convinta che noi ceniamo con dentici ad Aragusa. Vabbè, ma che cosa c'entra? Che c'entra? E che mia sorella è rimasta impallita, pare brutto. Non ha capito che qua c'è stata una guerra. Una guerra che ha distrutto tutte le apparenze, tutte le illusioni.
qua si vive di loro in ora, di minuto in minuto. Il signor Valentino morto sopra un bombardamento e la signorina di Milano è stata fucilata. Se io ti domando che c'è del cinema stasera, tu pure se ci sta innanzi il presidente della Repubblica mi ne visto. Pure quando si ruba, ma più passa il tempo e più diventa insano. Ma che c'entra con il fare il discorso che stai facendo? Tu vuoi sapere che cosa ci sta per c'è? E io te lo dico, una scodella di brodo riscaldato, brodo con una schifezza, una frittata di due uova che non la vado a fare, e per frutta cinque fisicchi secchi, uno, roio, tre, quattro e cinque. Però tu l'hai detto, sapete? E io te l'ho detto, e il brodo te lo bevi tu, perché a me ma fa schifo. Chi ti vede in questo momento è stata come una donna come te, da una casa, assentata vicino là a fare dichiarazione d'amore all'Impero del Coronato, l'imprenditore di Francoforte, che come te incomincia ad avere lo stesso valore di una sede completa di incoronazione di Vittoria Emanuele Terza. Thank you.
Io so che tu ti vieni conto con tutta la sincerità, che sei stanca di prima. Dopo la morte del tuo bambino, scusami se ti ricordo una cosa così dolorosa, tu sei diventato male. Il dolore ti ha messo di fronte alla realtà di tutti i giorni della vita. E tu lo sai che tu verrai incontro con tutta la sincerità, con lo stesso sentimento, senza consenso. Ma accendi. Libero ancora l'atto, per fare onore al suo cognome, si era aggiustato quanto prima. Ma tu vuoi pensare alla gente, libero, io sono sola, ho bisogno di un affetto serio, di un uomo che mi aiuti. Ti ha visto? E perché no? Già, un bel libro, tra il padre ed uscire. Sei un imbecille. Sarà, diventare amministratore. Colpa mia. È successo che vostro fratello, per scagionarvi, voleva
fatto? Che ho fatto? Vi siete comportata male. Sì. Male, molto male vi siete comportati. Io vi pregai di non far parlare con nessuno dei nostri progetti. È una donna che non sa tenere tre ceci in bocca, non potrà mai essere una buona compagna. Senza prenderci collo, ognuno a casa sua, io a casa mia e voi a casa tua. Ecco, ho fatto da oggi 35
c'è che in tutto ciò Roberto per lei va bene e trova i scarpi scattati. Questo con la moglie non succede, perché la moglie ci sta dentro, ci fa la manutenzione, le guarda, le scorre, le pulisce, le luce. Non dico che lo deve fare tutti i giorni, se capisci? Ma un giorno sì, un giorno no. Ci fa quella manutenzione e non dico che le fa durare 100 anni. So che cucinate benissimo. Mi hanno detto che quando cucinate, cucinate benissimo. E questo è un grande vantaggio. Poi, prendo un difetto. Ah, un minimo difetto. È meglio parlare chiaro, ma se parla chiaro sta sempre a posto. Tengo un difetto. La sera vado a letto presto. E non lo sconto in due minuti. Però, siccome da quanti presi noi dormiremo in due camere separate, siamo attivi, ma separate, io vado a letto e voi dovete rimanere svegli. Dovete fare un tramestio nella camera a fianco. Mi piace sentire il tramestio di una persona che traffica in casa mentre mi sto abbavagliando. Il silenzio mi mette tristezza. Io vado a letto e voi, dopo, diciamo, facciamo 10 minuti, no? Cantamente aprite la porta della camera da letto e vi venite da sinistra. Se sentite, vuol dire che sto dormendo. E vi potete andare a coniugare pure voi. Se invece non lo sentite, vuol dire che sono ancora svegli. Continuate a dare segni di vita dentro la stanza piano fino a quando non vi sono impermettati. Poi. Date pazienza, c'è l'ora dei piselli. L'ora dei piselli. L'ora dei piselli e mi spiego. L'ora dei piselli sarebbe dopo la seconda tazza di caffè, perché io la mattina prendo due tazze di caffè, una alle 6 e un'altra alle 7:30. Cosa? A notte. Siccome io la sera torno a casa dopo aver fatto i conti con il ragioniere, porto con me la borsa dei soldi, ma sarebbe di miseria. Mentre dopo la prima tazza di caffè, Costanza può venire a parlare con me? Sì. Ci possiamo dire come stai, buongiorno, che cosa vuoi cucinare oggi, che cosa vuoi scendere a comprare, quale scarpa hai pensato di cucinare oggi? Dopo la seconda tazza di caffè, non voglio delle 7:30, no. La voglio rimanere su, perché conto i piselli. Non per fiducia. Ma quante volte i soldi voglio rimanere su? I soldi. Non si mette di parte avanti, non ci possono essere sorpresi. Allora, questa sera, diciamo, abbiamo finito così. Me ne vado perché è ora di cena, per me e per voi. Vorremmo invitarvi a cena, ma non abbiamo molto. Per carità. Una pazza di prof. Mi state tentando, mangiate molto voi. Va bene, buonasera, buonasera. Thank you.
magnifica la sorella, 25 grammi di formaggio. 25 grammi di formaggio che non riesci nemmeno a mangiare in bacio. La liberazione non viene, e quel poco di
scorta di denaro, sì, andate lì. A Grosseto, per grazia della Madonna di lei, trovai un amico che mi prestò una somma di denaro, con la quale rilevai il primo cibo. La cosa andò bene e la mia durerà. Adesso i 1.500 mi fanno fruttare dalle 250 alle 300.000 di denaro. Che faccio? Ma la Grosseto venga, dà la fama!
vuole far finta di non sapere. Se qualcosa mi ha accennato la bottiglia. Il capitano l'ha conosciuto dopo la liberazione. È un paese di gioco di uomo che ha tutto l'essere desiderato per una donna. Italiano, sa, ma con una mentalità moderna e giovanile. È stato in America, è tornato come mi aveva promesso. E ha detto una mischosa, infatti iniziale e poi mischosa. Per voi capite che se io andavo a Grosseto, poi potevo capitare. E sinceramente a me l'idea di andare in America non piace. Sa che volete mettere grosse di nuovo a me? Ma io potrei dire la realtà. Così, dopo il divorzio, puoi sposare la mamma e il tuo bambino. Signor, guarda, questo è l'argomento che si può fare. Si parla apertamente, si dice di fare, di stare, ma così si va avanti, si spiega. E se poi il capitano non sparisce, io perdo il mio marito. Guarda, io tengo la testa del figlio, per questo che sono venuta da voi, perché solo voi mi potete dare una mano. Parlate, ovviamente, siamo amici. Mio marito, in 4-5 anni a Grosseto, ha guadagnato quello che ha avuto. Adesso, un altro bambino, la ragazza di quest'anno, io voglio dire che non sono più sicuro del nostro rapporto, del nostro avvenire, e che quindi deve mettere su una pacca a mio nome, 3 milioni, e farmi dono della casa di proprietà. Così, vediamo il caso che vieni a sapere il capitano e facciamo che sia offerto. Può essere. Quindi, io prendo mio marito, ma te, capitano, la casa di proprietà e i 3 milioni. Mettiamo il caso che più guardato sparisce. Intendi, 3 milioni alla casa di proprietà. Io ci avevo parlato con mamma. Buonasera, signore. Buonasera, grazie. Buonasera.
padre, la madre, i figli, i prozii, i pronomi, i figli. Quando ci mette? Oh, sentite, quelle sono. Ogni primo venerdì del mese va a trovare la famiglia al cimitero. Mi ha chiesto se voleva accompagnarlo, che dovevo fare il coro di me. E poi, non vuoi metterti in tutto con i familiari dello scorso? E anche una bella passeggiata. E come no? Poi questi minerali che vanno, che ti vengono tutti, tutti che tornano, i ciuri, i cavalli che vanno nasci. Tu scherza tu! Devi vedere come sto a tiro con Saligno! Si piglia le cose? Oggi! Poi la camisola è la I was
panino. Andiamo a comprare c'è spinto. Capitano, e che cosa volete fare da questo? E voi ci avete detto? Io vi ho detto, mi tenevo un capitano?
guadagnare giusto giusto quello che serve a me e mia sorella per non morire letteralmente di fame. Che buono! Che vuol dire, signore, che se in un paio di settimane io non trovo 10 persone che si comprano un centinaio di franco pure a me e a mia sorella ci dovranno essere qui. Una con 10 mesi. Franco pure! Una conoscenza che vuole tanto fuori. Si può parlare a voi. E poi il Filatelico deve avere un po' di nozioni sulla storia mondiale. Cioè, piano piano il mistero va, il mistero re, il mistero sa, e ci vuole un'imparitura per la storia mondiale. Orga non mi piace, perché io non ho mai manifestato la mia ammirazione per tutti. E solo per qualificare il mio passo, perché in questo momento non la faccio essere presente per me. Stringimi forte, quante volte sola per la stanza, non so se ti nascondo. Signorita, sono imprescindibile.
femmina con la cosa non andrà, la mano non se ne andrà a prendere. E tu che sei la moglie rimarrai inattaccabile, illesa, trionfatrice, coppo che ti sta. E mettetemi nei panni del suo marito che vi sente parlare la moglie di un altro uomo. No, ma ditemi miei panni miei, come me la spiego con tuo marito? No, ma questa sono così, non te dice le proprie niente. Voglio vedere lei, perché quelli nell'incosciente delle generazioni moderne, perché quelle delle generazioni sono incosciente. Prima della signora. No, prima di vedere lei ho voluto vedere
io sono Guglielmo Cavallo. Bravo, grazie. È la maschera ai modelli di 5 anni. Non perché sia presente, ma è un uomo. È un uomo onesto, figlio di mio. Il seme della sua onestà è alla dove. Tu, non sei. Allora, se in questo momento dico una sola cucina, io ti autorizzo a rompermi la sedia in testa. Se io dico una sola bugia, tu mi devi rompere la sedia in testa. Allora, insomma, te l'ho scritto. Se lui dice una bugia, tu lo dici a me. Che la seggia in testa, ci lasci. Ma che cosmetica? Ecco, poi dimentichiamoci la sedia. Allora, l'altra sera tu sei entrato in direzione, siccome mi hai trovato. Ah, sì, quella sera che piangeva. E come piangeva? Piangevo per via della rivelazione che mi ha fatto, ci mi ha fatto capire cose. Per la confessione che avrei dovuto fare a mia moglie. E poi ci aveva della rivoltella puntata alla tempia. C'è poco da scherzare. Saranno stati le 10:31, le 10:31, era l'ultimo tempo dell'ultimo spettacolo. Io stavo mettendo il sopravvento perché me ne sarei dovuto andare a casa. Quando a un certo punto sento suonare il campanello della direzione. Drin, drin, drin. Te lo sorreggio? No! Un condanno. Crepo un condanno. Sì. Un condanno. Un miracolo. Allora, sento suonare il campanello della direzione e dico, fammi andare a vedere il padrone che cosa vuole. Entro e lo trovo con la rivoltella puntata alla tela. Dice, poco da scherzare. Se lui non suonava il campanello. È che lo suonerei. Ah, quel momento pensavo giusto al campanello. No, aspetta. Volevo dire, se non faceva contatto il campanello, succedeva la tragedia, volevate uccidere. Ti devo l'avviso, fu lui a distorto, ero disperato così, avrei parlato con chi, gli raccontai la storia del tempo e ci metteva. E lui avrebbe sposato la mia roba, la carriera così, quindi io sarei tornato da noi. La sua spontanea generosità mi fece sentire. Anche lui disse, ti nominerò direttore di questo ciclo e ti donerò 500.000 lire in contanti. Allora, come? Dicevo prima che mi nominava il direttore e che mi davate le 500.000 lire. E poi io accettò. Io come avrei potuto campare? Un bambino e una famiglia con quello che mi do. Fattene fuori, aspetta. Fondi! Forse non avete capito. Qua c'è poco da scherzare. Se lui non suonava il campanello, domandi. Così tu, vieni qua, guarda qui. No!
silenzio! Un poco di educazione! Qua stiamo discutendo! Siete un bello.
dispiace. Andiamo, Guglielmo. Permesso.
problemi alla mano. Ma Paolo, non ho mai visto cosa succede. Hai capito? No. Un frugolo? No. Una fremone. Un fremone? Si dice fremone? No. Ce ne sono di due tipi. Il fremone maschio e la fremone femminile. A me capito da femminile. Non c'è di peggio. Ci sto guardando ancora. Fisce infezione. Tanto è vero che qualche giorno fa mi sono dovuto decidere per l'intervento più. Vedi, taglio, raschiamento e asportazione della terza braccia. Dopo che ti c'ho un male fuori. Chi la mette una flema del chiede buoni? È capace di. Io mi volevo congrattare con lui e come avete risolto la situazione. Siete stati saggi e dico. Quasi. Ha già giusto, avete ragione. Le situazioni sono due. Quella della cameriera di Grossina e quella di vostra moglie. E che c'è? Anche lei non metta la cameriera con mia moglie. Con vostra moglie, riconoscendo il bambino. Libro non si è scusato. E allora siete impazziti. Angelina Trombetta, la cateretta, sposata con Diego Lavuto, il direttore di uno dei miei uffici del corso. Sono felice e sono contento per voi. In quanto il mio ravvicinamento con voi, con il conseguenziale riconoscimento del lavoro, libro che ora lo deve riconoscere. Una creatura vostra, sangue del vostro sangue, sangue del mio sangue. Ma qua sangue non lo fa mia vita, mia vita. Ma vedete come fate bestemmiare. Ma come me l'avete detto voi? Infatti nella pistola da tempia, la confessione che avete sentito di vostra moglie in casa di vostra suocera, ma eravate nascosto dietro la porta. Ma adesso uno ascolta qualcosa dietro la porta e ne deve fare un Vangelo di Dio. Libro, mi dite bene quello da. Se oggi sono padre di un bambino, sono stato un battesimo. Ado che sulla posta. Ami! Dove comprate il vino? Qui. Il vino che non si fa da qualche volta dal vinaio lì a Lando. Che sporco. Che sporco è la sera che viene a casa vostra. Gli diciamo un po' di vino. Perché? Voi vi siete obbligati un vinete la sera. Lo sporco che non prenderò mai più vinete. Quando voi scesi, e come voi disegnate, il vino fece tutto il suo effetto. Nasce e battesimo delle vite. Carato quel vino, eh? Il nuovo che chi l'aveva sta fatto. Fate di me quello che volete. Accendo. Benedetto, io un momento, per favore. Sì, vengo su. Ho fatto il viaggio di nozze a Roma.
portati delle schiglie. Ah già, e quella poi la ritirata mi ha deciso tremenda. Tremenda, tremenda. Parlo che ci stai quasi su un tavolo di usato, un signore. Non credo, perché voi ve lo immaginate questo disco con l'orologio sulle spalle. Non credo che sia lì. Sì, secondo me. Signore, volevo farvi gli appunti per il battesimo. Grazie. Voi non potete immaginare che cosa può provare il cuore di una nonna. Come volesse essere pigliato carattere lo padre. Bravo, veramente.
Grazie. Tutto mi ricordo io e quanto mi siete voci. Libero, io ero come a vena. Però non vi dico più. Tanti progetti fantastici. Le cose superficiali mi sembravano belle, realizzate. I valori veri. Mannaggia guerra, mannaggia. Non lo so. Io non so niente. Chissà, ci sono. Non sapete che bisogno che io di parlarne con voi. Quando mio marito prende il bambino con un braccio, io provo una grande bellezza. Thank you.
anzi sei ti puoi trovare meglio, sai che devi fare. Devi legare l'asino dove vuole il padrone. E il padrone sai chi è? Il mammut, l'uomo mio. Quello che più forte di te e ti può far paura se non vedi l'asino. L'asino invece è il tuo orgoglio. Quasi sei tu. Non dire mai una verità, lasciala in fondo a questo. E se devi dire una bugia, scegli tra quelle che sono di gradimento del tuo padrone, altrimenti sa che fa? Spezza il capo, dice la sua. E a te, e al tuo cuore va. Non resta che correre per tutto spettacolo. Se al contrario sono i suoi interessi, sarà curvo. E non lo faranno fare. Ma ci sono delle bugie, cammino, da quando è nato. E adesso voglio darvi una notizia in bocca. Mi scuso. Scusa della giovane di Piccheri di Piera, di una nobile famiglia dell'Alpitalia. Dopo la morte dei suoi genitori, si chiuse nel suo dolore, nel suo castello. Attorniata da poca servitù e da una governante che era rimasta. Io nel frattempo, in tutti questi anni di lavoro, avendo accumulato una discreta fortuna, mi feci animo e la chiesi di scusa. L'accoglienza fu favorevole e se permettete vi presento la mia scusa. Grazie. Vieni. Grazie.
lei, ma quando vado a dare il sangue? E vado a letto, quando vado a dare il sangue? Ci siamo divertiti molto, però c'è anche tanto da riflettere, vedete che le bugie poi, anche quelle che diciamo noi nella vita quotidiana, non sempre hanno poi l'esito felice che hanno avuto stasera. Grazie veramente. Avete calcato questo palco e ci avete dato motivo di anche riflessione, ma anche di sanissimo divertimento. Molto spesso capita che nelle commedie c'è anche la parolina fuori posto. Ne stava dicendo una, se m'è venuta, ma non perché c'era il prete, ma perché c'era il padrone di casa, ancora meglio. Grazie veramente e buongiorno a tutti. Maria, la figlia d'arte di Antonio, è lei che ci presenta con il gruppo. Grazie, grazie per essere state con noi e per esservi divertiti. Noi recitiamo insieme, noi e voi. Se voi non funzionate, non funzioniamo noi. Quindi grazie. Volevo presentare questo cast. La dottoressa Ciardi, Rossella, che ci ha faticato molto a fare da voi, perché non lo è proprio. Irene, la signorina e figlia d'arte. Mirko, Serena, che è fresca sposa, vive lontano, è venuta apposta qui per fare lo spettacolo, che da un paio di mesi è a nord, con Maritino. A nord, perché è a nord? Raffaele, la mia sorellina, minore. Fabio. Carmen. Avaro Vitolo e il mio banco, che sentito che è il regista dello spettacolo. E sottolineo regista perché tutto quello che avete visto è una creazione, uno studio del copione, una creazione della regia, non è la solita regia che si vede la cassetta, si prende. E poi volevo ringraziare chi lavora dietro le quinte, che ha montato la scena, il direttore della squadra, Alberto. Volevo ringraziare la nostra attrezzista che stasera ha fatto anche da sitarista, Rosario, non la vedo. Ma non lo so, scusami, non ti vedevo. E i costumi sono di Costanza Prezioso. Grazie. Allora adesso vi dico una cosa, ma non lo dico per vantarmi, perché mi metto anche un po' vergogna, ve lo dico per tranquillizzarvi. Se casomai domani voi girate su Rai 1 alle 3 e vedete un viso conosciuto, sono io, ma non sono io. Nel senso che sto a verti, come si chiama, torto ragione, ma siccome tutti pensano che sia vero, vi posso assicurare che io non ho due figlie, non sono una mamma snaturata, quindi tranquillizzatevi, dice, sì, l'avete vista, sono io, ma non sono quella là, è un copione, vabbè, tranquillizzato. Grazie per averci ospitato, grazie. Ci divertiremo. Sicuramente, guardate. Perché siete veramente state bravissimi, eccezionali, complimenti. Vi voglio... Allora, prima di passare la... prima di passare al centro, si è detto a te che ci dobbiamo stare al centro. Prima di passare il microfono a Frank per un annuncio, andò, e tu mi hai promesso una cosa di tuo figlio, non ha detto la parolaccia, però adesso ci devi spiegare quella parolaccia che significa. Perché dovete capire che prima di uno spettacolo, loro, noi, tutti insieme, anche io quando ho decido, ci mettiamo insieme e diciamo una parolella, non la posso dire io, se no. Com'è? E si dice merda, perché c'è una ragione. Anticamente al Teatro San Carpino di Napoli arrivavano le carrozze con i cavalli che portavano praticamente tutti gli spettatori. Allora chiaramente quando arrivavano questi spettatori e si usciva fuori a Piazza Castello
teatro San Carlino a Napoli, ed era la piazza era piena di cavalli. Quanto più piena era, meglio era andato lo spettacolo. Quindi di conseguenza si augura appunto che si riempia sempre, continuamente. I cavalli non ci stanno in cima, comunque si dice a noi. Allora vi ricordo, domenica prossima, 15 novembre, ci sarà la compagnia nuova Eritipe, Taxi a due piazze, direi con la regia e di questa signora. Bravo! E allora grazie a voi tutti per la partecipazione, vi hanno fatto i complimenti, non ve ne siete accorti, ma la compagnia vi ha fatto i complimenti perché avete partecipato, e quando il pubblico partecipa è la migliore soddisfazione per una rappresentazione teatrale e per un attore. Certo, e ha detto una cosa giustissima: si recita con il pubblico, perché se non c'è il pubblico è finito. Grazie di nuovo a tutti e buona